Bella raga, finalmente torno a scalare nella mia amatissima Grignè. Non vedevo l'ora, è passato un po' di tempo dall'ultima volta, ma ho avuto una serie di casini che me l'hanno impedito. Giornata un po' incerta, quindi propongo subito di andare a fare un qualcosa di abbastanza veloce e comodo per la ritirata eventualmente. Optiamo per traversare dal Magnaghi centrale, salito per la bellissima, devo dire, via Gandin, e uscire sul settentrionale per la via Bartesaghi, che avevo in ballo da qualche anno che volevo andare a fare. Nulla di che, ma semplicemente non sono mai riuscito ad andare a farla, quindi ho dovuto andare assolutamente. Prima di proseguire con la descrizione della giornata, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, nonché seguirmi sui miei canali social per rimanere sempre aggiornati. In più vi invito a farvi un giro sul sito di DF Sport Specialist, che mi sta aiutando nel realizzare questi video. A sto giro porto Fra e Claudia a scoprire la Grignetta, non c'erano mai stati e sono felice di averli portati a fare una via molto bella. Sinceramente non avevo aspettative altissime, sapevo che scalare in Grignetta come sempre è bellissimo, ma non mi aspettavo una via con un terzo tiro così ingaggioso. Mi sono veramente divertito nell'arrampicarla. Via che si raggiunge per la cresta Sinigaglia, come per andare a farla normale al Magnaghi. Arrivati all'attacco appunto normale al Magnaghi meridionale, vi spostate verso monte di qualche decina di metri e trovate l'attacco in corrispondenza di una cencia e vedete subito il primo fittone. All'attacco, prima volta in Grignetta nella bella via raga, anche quest'oggi non raga, sapevo cosa fare. Allora la Grignetta gli regala la giornata grignesca. Guardate che spettacolo dietro di voi. Attacco della via Gandin al Magnaghi centrale. Dobbiamo arrivare fino in qui, c'è un fittone. Già. Prima di proseguire, comunque, tengo a sottolineare, via di stampo alpinistico. La chiodatura è vicina solo nel duro, in tutti gli altri passaggi è bella lunga, bella ariosa. Non ho sentito sto gran bisogno di integrare se non sul terzo tiro, giusto con qualche friend. Però valutate voi in base a quelle che sono le vostre capacità. Primo tiro della via, praticamente cerca il percorso più logico risalendo al di sopra della partenza dove. E traversando poi verso destra in direzione di una sosta da collegare su un fix e un fittone in prossimità di un comodo terrazzino. Occhio però qui perché è fradicia. Perché? Si muove, non riesco a stringere. Niente. Qua due giovani adepti dell'alpinismo erotico alla loro prima esperienza in Grigna. Frankie voleva provare le emozioni dei primi apritori e ha deciso di scalare con le TC Pro. Sì, sì, certo, perché Gandin scalava con le TC Pro. Va bene che era una guida, però. Secondo tiro, la via originale prende subito il cammino sulla sinistra e lo risale, ma è tutto da proteggere. Nel nostro caso, a quanto pare, è tutto da proteggere uguale, però si esce prima sulla destra della sosta risalendo una facile rampa, per poi entrare in questo cammino molto interessante da fare in opposizione. Oh, ma tu come combatti le palle incastrate nell'imbrado? Ah, scusa, mi stai registrando. Sì, no, vabbè, non lo so, sto pensando cosa risponderti. Ora, la GoPro ha deciso che la Gandin non gli piaceva, quindi dei video che ho fatto, praticamente metà del video c'è, l'altra metà non c'è un cazzo. Quindi tante cose sono state bruciate, cercherò di farvi vedere il possibile con quello che ho. Del resto, fidatevi delle mie parole. Te pensi che probabilmente gli apritori ha messo veramente un chiodo solo dentro lì? Incastri nel cammino. Non è che noi dobbiamo andare di là. No, noi dobbiamo salire. Allora, evitare i fittoni a sinistra, che sono quelli della via Butta. Quello lì. Ok. Salire il dietro ostruito da un tetto. Ok. Quinto più. E allora è lui. Ci sono. Il terzo tiro lo vedete di fronte alla sosta, quindi voi sosterete sulla destra, il tiro si troverà sulla sinistra e si risale prima questa fessura e poi vi leggo la descrizione del pesci.
Si procede dritto per una parete appigliata, superando un tratto strapiombante su buone prese, molto tecnico, chiodi e sostando su un terrazzino con anelli resinati. Ora, al momento gli anelli resinati non ci sono più, ma c'è una sosta con catena. Comunque sì, da questa fessura si risale dritto. In realtà, secondo me, molto tecnico davvero anche qui. E poi c'è un bello strapiombino azzerabile, però molto interessante, di cui l'uscita invece non è più azzerabile e diventa una bella ragliata. Molto tecnico, ci vuole un po' di pompa perché bisogna cercare gli appigli e si è su strapiombo, però è veramente bello. Utile proteggersi in questo tiro, specialmente poi dall'uscita, dove ci si va a fare il lato umano in un caminetto prima di raggiungere la sotto. Lo fa. Ale. Quello lì sarà il punto difficile. Sì, quella. Non è uscito. Mi sembra un po' allegra. Allegra ed entusiasmante. Allora, figa, fatto adesso il tiro chiave, quinto più. C'è tutto, però figa, sei fisico. Duro, bello, bello. E soprattutto comunque sul duro è chiodato bene, ma sotto non c'è un cazzo. C'è qualche chiudaccio. Io ho finito i rinvii scalando. Primula grignensis, l'endemismo delle grigne. E noi siamo solo felici. Chissà se vediamo anche qualche stella alpina oggi. No, la cosa assurda quando ogni volta che scalo sti tiri è: ma tu ti immagini negli anni 30 che dei ragazzi della nostra età probabilmente hanno visto quel tettino qua e hanno detto: proviamo a salire. Va bene che magari avranno tirato quello che vuoi, ma cazzo, con gli scarponi salire da una cosa del genere, che noi siamo qui a ragliare come dei caimani. Cioè, è allucinante. Quello è il bello di venire a scalare in sti posti, secondo me. Guardare ma non tirare è il gioco per ragliare. So, Jenny non ti fa più venire a scalare con me. Dopo questo. Ciao, saluta in camera, fra. Bella! Ragazzi, e mi raccomando, come sempre. Come se... Da qui con due tiri molto semplici e belli ariosi, praticamente no. Il quarto tiro risale il cammino sulla sosta. Andiamo fuori, siete che c'è fretta. Destra, seguendo una facilissima rampa fino a una sosta. Da qui anche il quinto tiro, 40 metri in questa rampa molto facile, fino ad arrivare in cima al Magnaghi meridionale. Le fate sosta su un singolo resinato, magari integrate. Ah, dammi tranquillo. Corde in spalla però, eh? Sì. Io adesso sono facile. No, sto vedendo che di là quella che volevo farvi fare è bagnata. No. Al massimo facciamo la lecco, adesso vediamo. Anche se l'ho già fatta. Sì, che cresce solo qui. Ma è quelli nodi, ma li abbiamo visti anche qui? Sì, qui nelle grigne intendo. Anche ieri dalla parte del Comasco, eh? Non, no, erano primule, ma non grignensis. Come c'è anche la primula albenensis. Oh, gli cambia qualcosa nel DNA e quindi è speciale. Allora, in uscita, in cima al Magnaghi centrale. Andiamo a fare la Bartesaghi, ma è bella fradicia sotto lì. Quindi probabilmente adesso vediamo il meteo o giriamo sulla Lecco o scendiamo dal canale. Ale. Se no la rifacciamo. Se no la rifacciamo. Rewind. Vai, recupera un po'. Occhio, fra, che lì e si muove. È tutto marcio lì. Devo rimontare. Oh, ma vi sono... Madonna, che grande. Anche ho finito i rinvii. Bella. Ho finito i rinvii su sto tiro, vi siete accorti? Adesso lì si vede la gente che sta salendo, vedi? Quello è il Magnaghi, è meridionale. Ma qual è la normale che dicevi?
E escono fuori, la normale, escono fuori dritti così, da quello spigolino lì vanno a prendere questa. E quella cresta lì dietro invece? Dovrebbe, e escono un po' di vie, penso lo spigolo d'oro. Oh! Fa culo! Da qui si riprende la traversata dei Magnaghi, si segue la cresta abbastanza facile, fino ad arrivare in prossimità disarrampicando di un fittone con maglia rapida. Qui si disarrampica dentro il canalino e si segue il cavetto di metallo verso destra, faccia a valle, fino ad arrivare alla base del Magnaghi settentrionale. Qui avrete sulla sinistra la via Lecco, al centro si parla una via di ragno, è così. Taglia diretta al tetto al centro, quindi non so se è vostra intenzione farla. Il discorso è che se fai le doppie, ogni disarrampicatina non arrivi in fondo più. Con l'articolo in mezzo ci sta, anche perché se sono così, anche lì si arrampicarsela con la sicurezza del mezzo tu, e qui abbiamo la via Lecco. Via anche questa molto carina, non difficilissima, però ci sta per chiudere il giro. Primi due tiri con corde a 60 metri li abbiamo uniti, allungate bene i rinvii per evitare attriti. Semplicemente si risale prima una rampa in direzione di queste placche nere con sovrastate da un tettino. Arrivati sotto questo tettino si traversa verso destra seguendo i resinati fino a un punto più debole dove con una fessura o un leggero dulto si rimonta e si arriva in sosta. Sì, devi andare, devi andare a prendere la fessura lì, guarda dove è il rinvio. Cioè non troppo a destra, dritto. Ale, alza bene, ok. Lì, e poi qua è buona anche. Dove c'è il mio piede, tutto lì, esatto. Bella placchetta questa, eh. È carino, eh. Da qui la via originale proseguiva verso sinistra, invece è stata chiodata una variante delle guide che aggiunge altri due tiri alla via, perciò il terzo tiro della via rispetto alla sosta attraversa leggermente verso destra e poi risale questa paretina di rocce rotte. Attenzione perché non è proprio la roccia più bella del mondo, però dove passa la via, se state in linea, è abbastanza buona. Comunque in Grigna vale sempre il gioco di spingere coi piedi e non tirare con le mani. Dopo aver superato anche qui un tratto abbastanza verticale, la sosta si trova subito sulla sinistra. Ultimo tiro della via Bartesaghi, si rimonta subito sopra la sosta, anche qui un tratto decisamente verticale, e poi per rocce più facili e cresta si arriva a far sosta sotto la croce del Magnaghi settentrionale. Thank you.
Niente, avevamo paura che arrivasse il brutto, quindi abbiamo fatto tutto di corsa, però speriamo, adesso il tempo magari di andare anche su in cima. Cazzo, sembra che sta facendo lo speed record al nose. Loki, non può! Come on, man! Come on, la croce! E manca quell'altra, aspetta, che bisogna motivarla adesso. Brava. Raga. Fra... Qualcuno faccia poi un selfone con la croce, va. Da qui il giro è finito. Devo dire, vie molto belle. Noi abbiamo deciso di continuare la giornata raggiungendo la cresta Sinigaglia. Da lì a piedi la cima, scendendo poi per la Cermenate, beccandoci un po' d'acqua nel bosco. Per fortuna abbiamo calcolato tutti i tempi perfetti. Attenzione, free soloist. Comunque anche per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, andate a ripetere la via perché è davvero bella, lo dico di tutte le vie, ma la Grigna sapete che io ce l'ho nel cuore, e niente, fatela, andate a scalare, divertitevi e non fatevi male. Bella raga!